Allora, questo luogo divenne meta di pellegrinaggio anche per gli Avs e i Kazrai, che riservarono a Manat un culto particolare in aggiunta a quello che già le tributavano alla Kaaba. La pietra che rappresentava Manat venne infine scolpita secondo le nuove abitudini, con le fattezze di una Venera adorata dai siriani della regione dell'Eufrate. Il tempio fu distrutto nell'800-629 da una ventina di uomini, senza dubbio al comando di Ali ibn Abi Talib, in seguito a un ordine del profeta. Allat era venerata soprattutto dai Taqif, discendenti dai Tamud. Era adorata in una vasta area del vicino Oriente come protettrice dei pastori e dei carovanieri dello Hijaz. L'uso del suo nome presso gli arabi risale al più tardi al periodo di Amr ibn Lawi nel III secolo, nella stessa epoca in cui il suo culto è attestato a Palmira e presso i Nabatei di Safa. Il nome di questa divinità ha due origini possibili: può ricollegarsi al culto della dea Astarte nel Tempio di Gerusalemme ed essere una forma della divinità semitica Baala, oppure può trattarsi del femminile di Allah o di Al-Ilah. Allat era originariamente una pietra bianca in opposizione alla pietra nera della Mecca. Prima che le si costruisse un tempio a Taif, veniva inoltre associato un albero sacro. Era soprattutto considerata madre degli dei e dea della fertilità, ma gli arabi della regione di Palmira e di Safa la veneravano come dea della guerra. Quando nel V secolo d.C. il capo tribale Qusai insediò tutti gli dei della penisola nella Kaaba, le tre divinità si trovavano a costituire una parte essenziale del culto: Manat come divinità degli arabi del nord, Allat degli arabi del Najd, e Al-Usa degli arabi del centro e del nord della penisola, legati ai Quraysciti. Queste tre divinità rappresentavano le apparizioni di Venere, la stella del mattino e della sera. Al-Usa divenne la divinità principale perché era venerata alla Mecca. Erano loro associati tre alberi sacri, Samurat, che le rappresentavano davanti al santuario di Al-Usa a Nakhla, sulla via che conduceva verso l'Iraq. Al-Usa era anche definita mediante l'espressione Al-Usatan, le due Uzza, che evidenziava la sua predominanza. A causa dell'influenza della Mecca, finì per prevalere anche presso i Nabatei, che prediligevano Allat. C'è addirittura, ecco, stato uno studioso che si chiama Gerald Hawtin, che ha fatto proprio uscire uno studio specialistico sull'idolatria e sull'idolatria del pre-islamica, ecco, uno studio che è uscito per l'Università di Cambridge nel 1999, dubito che sia stato tradotto in italiano. Vabbè, comunque, allora, come abbiamo visto, questo è tutta la storia, abbiamo visto appunto tutta la storia degli idoli, dell'idolatria preislamica, cioè di quello che c'era prima della predicazione di Maometto. Ecco, vi faccio vedere proprio la pagina, appunto, prima che qualcuno potesse dubitare delle cose che ho letto, perché potesse mettere in dubbio che prima si adoravano una trinità di dei. Anche qui. Ecco, poi più tardi vedremo i versetti, ecco, i versetti proprio presi da qui. Leggeremo insieme tutti i passaggi, ecco, che qui abbiamo visto citati così nel commento, ecco. Così ci facciamo un po' un'idea a 360 gradi un po' di questa teologia islamica e di quello che c'era prima. Tra l'altro, vedrò se riesco, ecco, perché mi piacerebbe anche questo commento che adesso ho letto, che come vedete è bello denso di particolari di storia, ecco, proprio storici, cioè è bello corposo, ecco, bello, bello sostanzioso. Mi piacerebbe anche trascriverlo, vediamo se riesco a farlo nei prossimi giorni, così poi magari lo faccio anche uscire in PDF. Niente, direi che posso concludere qui, ecco, più tardi poi proseguo il discorso che abbiamo visto qui in breve e vi faccio proprio vedere i passi tratti da questo.